Guardate. Fermo, Evo! No, no, no! Scott! Non è questa la strada giusta. Vieni via. Andate al diavolo. Fuori tutti! Sei diventato veloce, Scott Mary. Bravo. E adesso posso andare da quell'altro? Era il tuo amico, quello che ti ha insegnato ad estrarre? Sì, era lui. Murph Allen. Murph Allen? Già. Un vecchio che si occupa della stalla di noleggio di Ram Miller. Murph Allen il saggio. Adesso mi ricordo. È riuscito a diventare tanto vecchio da non poter più portare una pistola. Lo conoscete? Altro che. Era sceriffo a Debiden. Una volta mi ha cacciato con un fucile alle spalle. Non l'ho mai potuto dimenticare. Ma forse ha ragione lui. Dovrei levarti la pistola e rimandarti nella stalla. Non provateci, Terby. È troppo tardi. Già. È tardi. Per me? Direi di sì, signora Vivian. Buongiorno, carini. Sono Vivian Skill. Vi mostrerò le vostre stanze. Venite. Oh, grazie. Quella è mia. Fa attenzione. Dovete sfruttare tutto il terreno fino in fondo con la parte nuova del salone. Ci voglio costruire dentro un bancone che sia il più lungo possibile, di almeno 30 piedi. Sì, useremo tutto lo spazio a disposizione. Mi fido di voi. Casa mia la faremo dove sta il barbiere. Siete fatti molti nemici, signor Terby. Già. Siete stato colpito? No, la vecchia ferita alla spalla. Chi sarà quello? Un nemico o un amico? Per ora vi ha salvato la vita. Presto sapremo perché. Signori. Maledizione, Owen.
Gli avete salvato la vita a quel bastardo. Li abbiamo fatto venire per ucciderlo. Ho fatto 500 miglia per arrivare fino a qui. E un barbiere non poteva rubarmi il lavoro. Allora sapevate che era Telby. E l'avete salvato per... Per i miei 10.000 dollari. Bene. Visto che siete sicuro di ucciderlo, un terzo subito. E il resto dopo. D'accordo. Ma vi costerà di più così. Bevete alla mia salute, sceriffo? No. Ho capito il vostro gioco, Telby. Ma non credo che potrà durare a lungo. Se questo fucile fosse stato in mano a un altro, non sareste qui a bere. È facile battere la gente di Clifton. Il povero Corbett era bravo solo col rasoio. Nigel, l'arma che mi ucciderà non è stata ancora inventata. Chissà. Ho visto che siete molto rapido con la pistola. Quindi non discuto su questo. Telby. Ma chissà se vi sentireste di affrontare un vero duello. Che volete dire? Una di quelle buffonate in cui si contano i passi? Pressappoco, già. Però a cavallo e con un fucile ad avancarica. Perché mi sfidate? Ve l'ho già detto una volta. E non mi riferivo solo a Corbett. Vi siete fatti molti nemici. Lo so. D'accordo, vi ucciderò come volete. Tanto per me. Un'arma vale l'altra. Al levar del sole, sotto alla collina dei Cheyenne. Non sei migliore di lui, ma spero che lo ammazzi. È la prima volta che uno sceriffo mi fa questo augurio. Contate su di me. Ma perché avete accettato questo duello? Affrontate un pericolo in maniera assurda. Non a lezione, ragazzi. Chi non accetta una sfida l'ha già perduta. E l'ha perduta nel modo peggiore. Credono che solo il santo conosca un'arma antica come questa. Ma non sanno che io ho il mio segreto.